Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale YouTube. E invece no, oggi non mi trovate nel mio canale, lo vedete anche un po' dall'arredamento, ma mi trovo in casa Eco. E ho tra le mani questo bellissimo, guardate un po', anche la finitura è stupenda, questo Sterling Ray 5 Sub Series. La cosa molto interessante di questo strumento, e voglio giocare subito a carte scoperte, è il prezzo. È uno strumento che sta all'incirca sui 450 euro. E è molto interessante perché, lo scopriremo insieme, suona in maniera eccezionale, nonostante appunto sia uno strumento entry level e quindi con una fascia di prezzo sicuramente molto abbordabile. Prima di passare al test sonoro, guardiamo un attimo le caratteristiche tecniche dello strumento. Corpo in tiglio, la finitura è veramente molto interessante. Elettronica a due vie, bassi e alti, controllo del volume, pick up classico, diciamo, Music Man. Manico in acero, tastiera in palissandro. E per essere un po' più fedele possibile a quella che è la condizione di arrivo dello strumento, ho tirato fuori lo strumento dallo scatolone e l'ho collegato al jack e siamo pronti per provarlo. Quindi senza fare nessuna regolazione particolare, un po' come arriva proprio dalla casa produttrice. Bene ragazzi, che dire prima di salutarci? 450 euro, a mio avviso uno dei migliori entry level che possiamo trovare sul mercato. Complimenti quindi a Eco Music Group, a Sterling e, come dico sempre, Base Your Life.